Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Che freddo, aia. Ho appoggiato il piede senza calzino su un coso di ferro. Oggi, come avrete potuto intuire dal titolo, ritorno con la rubrica originale versus imitazione. E per l'occasione andiamo a provare la Naked Honey di Urban Decay versus questa qui che è la Queen Bee Beyoncé di V7. Se seguite i miei video magari già lo saprete, la formula delle Naked di Urban Decay non è la mia preferita, ad eccezione di questo. L'ho provata in video insieme a voi e sono contento di fare i video con le palette, raga, perché penso che la performance dei prodotti certe volte vada oltre le parole. E difatti questa palette ci ha spettinati, mi ricordo in quel video era piaciuta a tutti, a me compreso, noi gli davo 2 lire, quindi sono molto felice. Questa qui me la manda Look Fantastic, mentre quest'altra me l'ha mandata Maki Beauty. Le Naked le potete trovare sul sito di Look Fantastic, che hanno già un prezzo inferiore rispetto a... E non so se il mio codice sconto di corsa LF vale anche su quello. In caso se vi interessa provate. Ovviamente non è un video sponsorizzato, ve lo dico sempre. Mentre questa qua appunto su Maki Beauty, che rivende V7, che vive per fare dupe degli altri brand. E anche su Maki Beauty potete usare il mio codice sconto di corsa su tutto. Tanto ormai ho già fatto spoilerone, scherzavo. Queste sono le due palette a confronto. Sopra abbiamo l'originale, sotto abbiamo il dupe. Devo essere sincero, credo che questo sia il caso dove il dupe sia praticamente identico all'originale. Cioè veramente, forse l'originale ha il panna in alto, questo qua più chiaro, però per il resto mi sembra assolutamente identica, o forse qualcosina più brillante, però l'altezza di tono e il colore scelto sono assolutamente uguali. Anche in questo caso abbiamo una differenza di prezzo non indifferente. Come sempre andrò a realizzare gli occhi in contemporanea, non vi dirò da quale parte sto utilizzando quale palette. Prima di concludere il video vi lascerò qualche secondo per digitare con le vostre dita e indovinare secondo voi dove ho usato l'originale e dove ho utilizzato il dupe. Allora, qua abbiamo comunque delle tonalità sabbia e miele, quindi dei nude con forte contaminazione gialla. Non i miei prefer, sinceramente preferisco i nude rosati o i nude biscotto, però voglio fare una cosa un po' diversa oggi, sperando che mi venga bene. Se doveste vedere sbucare la palette di Urban Decay, non è necessariamente dove la sto utilizzando, ma è perché questa qui ha lo specchio mentre l'altra palette no. Già che sto stendendo la mia P. Louise numero 2, che trovate sul sito di Morphe senza dogana, selezionando Italia o Europa, perché su P. Louise ormai si paga, su P. Luigi ormai si paga la dogana. Volevo chiedervi se avete delle ideucce per fare dei video YouTube. Scrivetemele qui sotto nei commenti, perché avremo tanto, 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 ma tanto tempo da passare insieme dal mese prossimo. E io sono molto felice di ciò. Iniziamo. Vi farò una cosa un po' particolare. Vado ad applicare il colore scuro da entrambe le palette nella mia parte interna dell'occhio. Provo a zoomare ancora un po'. Ok, così dovreste vedere meglio. E no, mi russa. Tra l'altro ho visto questo look da un ragazzo su Instagram, credo sia inglese, che adoro, che si chiama L-E-E-B-Mua, se non sbaglio, B-C-Mua, una roba del genere. Comunque ve lo lascerò linkato qui sotto. Mi fa impazzire il suo stile. E vado a fare la stessa cosa anche dall'altro occhio. Quindi vado a depositare il mio colore scuro. Comunque, raga, quanto è difficile. Cioè, io usare la mano destra per l'occhio sinistro, wow, faccio sembra proprio una roba marziana per quanto mi riguarda. No, mi ti prego, non russare. Oltretutto lasciate like se volete vedere anche la nuova palette di Urban Decay Wild qui in un video, perché potrebbe essere. Ok, ora vado a prendere il color sabbia e vado a sfumare la parte scura, che la parte... e vado a sfumare la parte scura. Riprendo un pizzico dello scuro di prima, vado a ridare un po' di intensità. E faccio la stessa identica cosa anche da quest'altra parte, tanto ormai abbiamo capito il meccanismo. Vi lascio poi da qualche parte la compilation di tutti i video di questo genere. Sto diventando bravo, ho deciso di fare tipo le playlist, ecco, più che compilation, tipo Hitmania Dance 2000. Questo pennello di Jessup, che si chiama Tapered Blending, da questo set nero è molto figo. Anche in questo caso vado a riprendere l'oscuro per riintensificare. Naomi, ti prego. Ok, adesso vado a prendere il colore più chiaro, il secondo colore più chiaro, tipo nude panna, e vado a sfumare questo qua che ho appena applicato. E faccio la stessa cosa anche da quest'altro lato. Voglio una roba super drammatica
e bella diffusa. Raga, oggi passano aerei come se non ci fosse un domani. Siamo improvvisamente in una puntata della NASA. Ora vado a fare una cat crease un po' strana. Prendo P. Louise, uso lo stesso pennellino da entrambe le parti, perché tanto, voglio dire, devo solo mettere il correttore. Non vado ad utilizzare il glitter primer di NYX. Ok, così. Raga, è un esperimento, potrebbe venire tutto malissimo ed essere tutto terribile, ma voi valutate la performance degli ombretti. Io, boh, sto sperimentando, mi serve ogni tanto a... Più che altro, siccome magari mi capita di usare più volte la stessa palette, tipo quella di Urban Decay, fare nuove forme mi mantiene lo stimolo, diciamo, no? Sì, vado a prendere lo shimmer più scuro che c'è nella palette, questa tipologia di colore qua, e vado ad applicarlo qui. E lo porto più o meno fino a qua. Visto che con il mio dito non ci arrivo, come al solito mi aiuto col pennello e vado a fare bene i bordi in modo tale da avere qualcosa di preciso. Comunque raga, la scomodità di fare queste righe qua senza essere appoggiati. Ok, ho realizzato la cat crease anche dall'altro lato e vado a prendere lo shimmer più scuro. Dio grazie, questa tortura è finita. Ora arriva la parte più bella. Secondo me vado a prendere l'oro più figo quando guardate la Naked Honey, l'altra palette, o l'altra palette della Naked Honey, e lo vado a mettere fuori. Sconvolgo un po' la situa. Allora, voglio essere cauto, quindi lo vado ad applicare con un pennello prima, lo stesso di prima pulito, così avendo un po' di residuo dell'altro colore si crea un po' una transizione, più o meno. Dovrebbe, se no ci penso io. Poi, stando molto preciso, ma non troppo perché poi vi farò vedere cosa farò, vado a spargerlo. Credo di aver abbassato un po' la luminosità, così potete cogliere bene i riflessi. L'ho fatto perché, avendo applicato lo shimmer su questa porzione del mio occhio, che è fissa, è molto meno dinamico che averlo applicato sulla palpebra, perché ogni volta che sbatto si vede. Qua invece mi devo soltanto girare. Ok, direi il caso che è di passare all'altro occhio e poi, se ho bisogno, rinforzo. Vado bello carico, vedete il pennello come è bello pieno. Qui ho scelto una posizione dove tra l'altro vedo poco, anche io, come ho l'osso del sopracciglio abbastanza pronunciato, non è che io veda benissimo lì, però. Ok, adesso che ci siamo, questo esula dalla performance del tema del video, però comunque vado a fare un eyeliner grafico con questa palette qua, Superstar, di colori attivabili con l'acqua, e voglio fare un blu, azzurro blu, mischierò questi due. Questa qua me l'ha mandato Maki Beauty, vediamo come va, non c'entra niente, vi metto direttamente quando arrivo. Ok, eccomi qua tornato. Avrei voluto un colore un po' più blu elettrico, but questo è quello che passa al convento. Devo dire, raga, che mi sono trovato da Dio con questa palette qua. Ho bagnato il pennellino di precisione, l'ho intinto, faccio sempre dei guacchi, io tanto le devo usare solo io queste cose, e devo dire top. Passiamo velocemente alla base. Vado a utilizzare il Varaming Glow di Smashbox, che è uno dei miei preferiti. Questo lo trovate su Look Fantastic Douglas e il sito di Smashbox, forse Pinalli, boh, non mi ricordo. Come fondotinta vado ad utilizzare questo qui, lo Skin Perfect di VIP Makeup. Ho bocciato male i loro pennelli, però il fondotinta rimane sempre uno dei miei prefe e lo uso spessissimo. Non ve lo faccio vedere più tanto perché sennò è sempre la stessa roba, però era un po' che non lo usavo. E uso la tonalità 3, qua mi piace tantissimo, è super riempitivo. Che bello, che... Wow, guardate che effetto fighissimo che fa la pelle, ogni volta che lo riuso mi perdo via. Comunque, se volete acquistare qualcosa sul sito di VIP, c'è sempre il mio codice sconto affiliato, Liquors 30, che vi dà il 30% di sconto. Ovviamente non siete minimamente obbligati, potete anche non usarlo. Io amo. Come concealer vado ad utilizzare questo qua di Jouer. Potrebbe essere entrato un coso volante in casa, ma che se mi guarda si spaventa. Comunque, questo qua di Jouer, che adoro, nella tonalità Toast. Comunque raga, ho una pelle super secca ultimamente perché sono stato un po' cattivo con la skincare. Infatti di solito il fondotinta di VIP è un po' più
luminoso. E vado a fissare la zona del contorno occhi con la cipolla di Givenchy, la Prism Libre, tonalità 3. Per il contorno occhi la adoro, perché fissa benissimo e non fa il minimo strato. Come cipro per il resto del viso vado ad utilizzare la mia preferita, penso, forever and ever, la Primed and Poreless di Too Faced. Questa qua la trovate su Lookfantastic scontabile con il mio codice sconto Liquors25. Liquors LF, l'hanno restoccata, se no in tutti i vari rivenditori, se fra compagnia bella. E guardate come mi ha completamente piallato la vita. Secondo me una cipra così riempitiva e piallante non la faranno mai. Come bronzer vado ad utilizzare l'Airbrush Padellone di Charlotte Tilbury, tonalità medium. Adoro follemente questo bronzer, raga, è bellissimo. Così per dare un tocco salute al viso. E lo porto in maniera un po' più drammatica anche qua, visto che il look non è abbastanza sobrio. Per le sopracciglia vado ad utilizzare la Lift and Snatch di NYX, che è la mia preferita del periodo, nella colorazione Ash Brown, che è una brow pen, credo si sia capito. Come mascara vado ad utilizzare il Lash Freak di Urban Decay. Non uso le ciglia finte perché almeno vedete bene il look. Wow, l'effetto di questo mascara è stupendo, raga. Cioè, sembra che abbia molte, cioè... Wow. E per rimanere in palette, come illuminante voglio utilizzare questo qua di Givenchy, colore 02, Shimmery Gold. Poi ha una texture sottilissima che wow. Mentre come rossetto ho utilizzato questi due di Wake Up Cosmetics che amo, il numero 9 al centro e il 10 all'esterno. Allora, look molto particolare per mettervi un po' in difficoltà. Vi lascio qualche secondo per indovinare da quale parte ho utilizzato la Naked On e da quale la Queen Bee. Mentre voi scrivete, io applico il punto luce. Oh, che mal di pancia. Ok, ci siamo. 3, 2, 1. Ta-da! Ho utilizzato da questo lato la Naked Honey di Urban Decay. L'oro è stupendo. E da quest'altro ho utilizzato la Queen Bee di W7. Differenze sono oggettivamente super simili. Oggettivo, nel senso, vi direi a mani basse prendete tranquillamente la quella di Queen Bee, cioè la Queen Bee di W7, perché sono veramente uguali. L'unica cosa che ho notato diversa è che quella di W7 spolvera un po' di più, leggermente. Lo shimmer scuro che ho utilizzato qui, dov'è? Qui ha una base colore sopra lo shimmer, quindi dovete emulsionare, dovete massaggiarlo e distribuirlo in maniera omogenea, perché magari da una parte si vede il colore e dall'altra c'è colore shimmer, tutto qua, mentre quello di Urban Decay è più coeso dal... però per quello che risparmiate... Promossa assolutamente, forse uno dei dupe più validi. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like e fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete indovinato. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio per averlo guardato e ci vediamo nel prossimo.